tanti preparativi, tanti sacrifici, l'estate trascorsa qui per riorganizzare il tutto, però alla fine forse era inevitabile. Ci siamo dovuti riorganizzare. Adesso stiamo procedendo con la didattica a distanza fino al giorno 13, poi interverremo con la didattica integrata. Stiamo costruendo un modello che possa servire sia per l'una che per l'altra evenienza, sempre con l'auspicio di ritornare in classe. La giornata inizia sempre con l'appello. A me risulta sempre che sono collegati perché praticamente io lo vado a vedere qui in elenco, quindi ho tutto l'elenco delle persone che sono collegate. Se qualcuno si scollega, il sistema mi dice che qualcuno si è disconnesso. Gli strumenti sono una lavagna elettronica che i ragazzi possono visualizzare a casa in maniera tale che noi insegnanti possiamo scrivere su questa lavagna e dimostrare ai ragazzi quello che stiamo spiegando a voce. Nel frattempo, attraverso cuffie e microfono, i ragazzi sono collegati, queste lezioni vengono poi eventualmente registrate, queste lezioni che vengono registrate possono tranquillamente essere esportate in PDF e quindi condivise con i ragazzi, quindi a fine lezione i ragazzi possono tranquillamente avere anche il file PDF della lezione, come se avessero preso appunti a scuola, oppure meglio ancora il file della lezione come se io avessi trasferito il contenuto della lavagna a loro e quindi possono meglio integrare i loro appunti a casa. I ragazzi hanno una capacità di adattamento eccezionale, spesso hanno competenze tecnologiche che o eguagliano o superano quelle dei docenti e rendono possibile la lezione a distanza perché hanno appreso rapidamente tutti gli strumenti necessari per fare questa lezione a distanza. Come mai, Lucia? Perché questi vezzeggiativi? Perché questa umana simpatia verso queste figure rappresentative, peraltro, rappresentative del suo pensiero? Perché mai, secondo te o secondo i compagni? Perché loro sono più soggetti sicuramente alle illusioni, sono più ignoranti e meno consapevoli di conseguenza. Facciamo velocemente un riepilogo con delle parole chiave della nascita della filosofia, cosa ti viene in mente? La nostra piattaforma è già attiva dall'emergenza scoppiata nello scorso marzo e non è stata mai interrotta. E abbiamo aggiornato, per esempio qui io apro questa tendina, risultano tutte le mie classi che sono state aggiornate rispetto allo scorso anno scolastico, adesso con il 2020-2021. Per lavorare a distanza noi attiviamo, diamo degli inviti attraverso il link ai ragazzi. Io per esempio stamattina in terza D ho interrogato, ho completato le mie verifiche di filosofia. Domani, siccome risulta un corso di storia e filosofia che è la disciplina che insegno, domani devo spiegare e quindi manderò un ulteriore invito dove indicherò la lezione che devo svolgere domani.